Sicuramente c'è un accesso a una platea di investitori diversificata, quindi dal piccolo investitore fino a investitori più qualificati e sofisticati, società, holding, piuttosto che piccoli fondi di venture capital. Sicuramente una chiave molto importante è l'esposizione mediatica che la campagna di crowdfunding può dare al brand. E semplicità e rapidità sono anche, diciamo, due delle leve principali che le persone che si rivolgono a noi hanno, diciamo, potuto riportarci come maggiori elementi diciamo, di diversificazione rispetto alla raccolta normale di capitali, spesso nel mercato piuttosto lunghe. Leve di crowdfunding, da un certo punto di vista, ovviamente non ti dà la garanzia del successo perché c'è sempre un obiettivo della raccolta che deve essere raggiunto, però ti permette di avere un responso in un breve periodo delle aziende. Lato investitori, per farla breve, sicuramente la diversificazione è un asset class nuova che gli investitori un po' più sofisticati stanno iniziando a inserire nei loro portafogli. L'incentivo fiscale è dovuto agli investimenti in startup e PMI innovative, che non sono il 100% delle aziende che vanno sui portali di equity crowdfunding, però diciamo che su quelle dove c'è la detrazione fiscale, questo ovviamente viene dichiarato e quindi c'è la possibilità anche di questo vantaggio. Ovviamente c'è un maggior e miglior set informativo e poi la facilità di investimento che diciamo non è mai stato così facile investire in una società privata fondamentalmente. Molto brevemente chi siamo? Ad oggi abbiamo raccolto circa 15 milioni di euro per 33 aziende che vanno in settori molto diversi tra di loro. Il percorso è piuttosto, diciamo, ormai consolidato. C'è un'attività di origination dalla quale noi riceviamo circa 200-300 proposte all'anno, di cui circa un po' meno del 4% poi effettivamente vanno online. Perché la nostra piattaforma, diciamo che abbiamo una serie di abbiamo sviluppato tutta la tecnologia internamente, mettiamo a disposizione delle aziende e degli investitori una serie di tool che permettono proprio questa relazione che prima avveniva nella maggior parte dei casi offline e che era anche complicata da gestire. Quindi oggi le aziende che vogliono possono, per esempio, dopo che si è concluso l'investimento, caricare tutti i loro report di aggiornamento agli investitori direttamente sulla dashboard e l'investitore se lo può scaricare. I moduli per le detrazioni fiscali non girano tramite mille email, ma vengono firmati digitalmente e vengono salvati nella dashboard degli investitori. Una serie di tool che ovviamente favoriscono molto questo matrimonio. Il processo di selezione è costituito da due step. Il primo step è un'analisi veloce dove cerchiamo di capire attraverso un modello che abbiamo realizzato, se ci sono le basi per fare questa raccolta e cerchiamo di rispondere all'azienda nell'arco di qualche giorno. Da quel momento in poi, facciamo un'analisi invece più, un assessment più, approfondito con l'azienda, con delle interviste, dove andiamo a verificare che le informazioni che ci sono state date sono effettivamente frutto, diciamo, di un ragionamento e di un piano che può essere interessante per un investitore. Infine poi c'è il lancio della campagna, dove il nostro team svolge una funzione attiva, nel senso che insieme all'azienda definiamo una strategia che ha ovviamente l'obiettivo di portare il
il maggior risultato possibile. Non finisce, diciamo, con la raccolta, perché ovviamente poi l'azienda e gli investitori diventano soci, e a quel punto c'è un rapporto continuativo che di solito viene mantenuto attraverso una comunicazione, attraverso la piattaforma, quindi dei report che le società mandano agli investitori proprio attraverso la piattaforma. E quindi oggi abbiamo circa un success rate del 75-80%. La campagna, come viene gestita all'interno del nostro team, e di solito in tutte le campagne c'è un campaign manager che coordina un po' tutte le attività, principalmente quelle legate alla compliance, al marketing, alla strategia e alle attività di PR che vengono fatte insieme alle società emittenti. Quindi si cerca anche di regolare un po' la comunicazione per fare in modo che l'azienda non faccia magari overstatement o comunichi delle informazioni che possono essere misleading, no? Cioè dici una cosa che poi magari non è del tutto vera o può essere mal interpretata. Ecco. Questo è piuttosto importante, perché ovviamente poi all'azienda interessa che l'investitore che arriva e diventa socio abbia compreso esattamente che cosa ha fatto e cosa sta facendo. L'attività post investimento che vi dicevo prima poi invece si svolge nel percorso appunto dopo la raccolta, e può portare fino all'attività di disinvestimento, no? Perché poi alla fine uno diventa socio per in qualche momento futuro disinvestire la sua partecipazione e realizzare un, come si dice in gergo, un capital gain, quindi un guadagno rispetto al capitale che ha investito. Nella nostra piattaforma ancora non è presente, ma ci stiamo ragionando, sulla possibilità di avere una bacheca elettronica che fondamentalmente permetterà agli investitori di mettere in vetrina la possibilità di cedere le loro partecipazioni. È una cosa ancora in divenire, perché è stata regolamentata a fine 2019 e diciamo che negli ultimi mesi siamo stati impegnati a ragionare su altri temi. Però sicuramente la strada è un po' quella. Quello che è importante è che l'azienda, nel percorso poi di crescita e di avvicinamento all'exit, mantenga sempre aggiornati gli investitori con dei report costanti e periodici, e la piattaforma serve anche per raccoglierli e renderli disponibili, in modo che ai 200 investitori non diventi matto nel chi l'ha ricevuto, chi non l'ha ricevuto, via mail, via PEC, via posta, eccetera. Il nostro modello di business, come vi dicevo, è basato su una success fee che è del 6% sul totale dei fondi raccolti. Un'ultima cosa che volevo ricordare è che tutte le offerte appunto sono all or nothing, quindi c'è sempre un obiettivo minimo della campagna che deve essere raggiunto, e questo che ovviamente viene inserito insieme a noi dall'azienda, deve avere un senso con il business plan. Inutile chiedere 10.000 euro se l'obiettivo di raccolta reale è 500.000, perché probabilmente con 10.000 euro non riesce a fare quasi nulla, quindi è inutile raccoglierli. L'obiettivo minimo deve invece avere un senso con il proprio business plan.